Ragazzi, benvenuti sul canale di Darkness 504. Eccoci qui con una nuova serie e un nuovo video. Oggi siamo su Monument Valley, sempre su Android. Monument Valley è stata appena aggiornata, infatti c'è la modalità storia originale, Forgotten Shores e Ida's Dream. Sono altri due capitoli. Monument Valley racconta la storia di questa principessa che dovrà viaggiare per mondi fatati, per mondi sconosciuti alla ricerca della propria identità. Questo gioco è molto carino, io l'ho giocato e l'ho già finito e volevo portarvelo anche sul canale, quindi farò una serie completa come farò con Fallout Shelter e altri titoli che scoprirete a breve. Quindi iniziamo subito col primo capitolo. Vorrei fare video abbastanza brevi, quindi farò un video per ogni capitolo. Quindi se un capitolo durerà, il video durerà abbastanza, se il capitolo è corto, il video durerà poco. Allora, in pratica Monument Valley si basa su giochi su giochi grafici, cioè come potete vedere questo pezzo, ecco, noi ci permette di passare così. Tac. È un puzzle game molto divertente, soprattutto anche per l'estate che per chi non ha voglia di iniziare i titoli impegnativi, Monument Valley è l'alternativa giusta. Eccolo qui, Monument Valley. Tac. Non ora, non voglio accendere. Qua ci mostra tutti i capitoli. Abbiamo completato il primo capitolo. Perfetto. Adesso ci sblocca il secondo. Direi che per questo brevissimo video può essere veramente tutto. Ma sì, dai, facciamo il primo e il secondo capitolo. Facciamo anche il secondo capitolo, dai. Tanto per non fare un video inutile. Capitolo 2, il giardino. In cui Ida intraprende un viaggio alla ricerca del perdono. Ecco, come potete vedere, Ida è la nostra principessa che dovrà fare questi viaggi molto carini. Allora, dovremmo andare qui. Tac. Ok, dovremmo venire qui. No. Sì, ho fatto una cagata. Dovremmo ritornare là. Poi fare. Ecco, no. No, no. Ok, così. E così. Tac. Vediamo cosa succede. Perfetto. Come potete vedere, su giochi di prestigio alla fine, perché no, non c'è un termine esatto, ma sinceramente non mi viene. Illusioni ottiche, ecco, è fatto su illusioni ottiche, come potete vedere, vedi? Tac. È un gioco basato appunto sull'illusione ottica, su proprio fa entrare bene il giocatore nel ruolo di Ida. Puzzle game molto carino. Adesso abbiamo completato il secondo capitolo. Come potete vedere, i primi capitoli sono sempre più brevi e anche più facili. Poi, via via che il gioco andrà avanti, ovviamente si diventerà un po' più complesso. Va bene. Ok. Ok, terzo capitolo.
Allora, per questo video può essere veramente tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un like. In caso eccezionale questo video ho fatto due capitoli. Prossimo video farò un capitolo per video. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividete il video con i vostri amici o con chi volete. Come sempre io vi rimando al prossimo video. Un saluto a tutti da Darkness 504. Ciao!